Gavurrano e Voluntas Spoleto in campo al Malservis Matteini per una gara di fondamentale importanza in chiave salvezza. Padroni di casa schierati col 4-2-3-1. Capuano tra i pali, Ferreira, Capone, Adamo e Procacci sulla linea di difesa. Conti e Giordano in mediana, Rubechini, Lombardi e Silvestri nel tridente che supporta Zizzari centravanti. Prima occasione da gol al primo minuto per i rossoblù con Silvestri che ruba palla a centrocampo ma che poi spreca producendo un tiro fuori misura. Al sesto minuto il Gavurrano conquista un corner che Lombardi si incarica di battere, Rubechini appostato in area, trafigge di testa il portiere ospite Bravini, Gavurrano 1, Voluntas 0. La risposta degli Umbri è in questa conclusione di Di Giuseppe che termina alta, siamo al 22esimo minuto. Al 29esimo Zizzari reclama un calcio di rigore lamentando una trattenuta ai suoi danni operata da Galli. L'arbitro, il signor Luigi Santorelli della sezione di Salerno, lascia correre. Si giunge così al 32esimo quando lo Spoleto spreca con Tramontano quello che ha tutta l'aria di essere un calcio di rigore in movimento. Il biancorosso spara direttamente addosso a Capuano. La Voluntas conclude il primo tempo in attacco, al 36esimo Maulini ci prova di sinistro, di nuovo Capuano blocca la sfera. Si va dunque al riposo con la squadra maremmana avanti per 1-0, la fisionomia della partita non cambia granché nel secondo tempo. Comincia meglio il Gavurrano costruendo un'occasione da gol al sesto minuto, Zizzari mette al lato di destro. All'11esimo Rubechini sguscia via sulla fascia sinistra e scodella verso il centro dell'area avversaria. Zizzari cede quindi a Silvestri, il cui gran tiro è respinto a pugni uniti da Bravini. Intorno al 20esimo via libera da una parte e dall'altra, alla girandola delle sostituzioni, lo Spoleto cambia Maulini con Di Salvatore, il Gavurrano Silvestri con Ajazzi e Lombardi con Tranchitella. Ed è proprio l'ex bomber del Castel Rigone, appena entrato in campo, a colpire di testa la traversa sugli sviluppi di una punizione calciata da Rubechini, siamo al 24esimo. Il Gavurrano insiste e cerca di chiudere definitivamente la partita battendo intorno alla mezz'ora una serie di corner in sequenza. Sugli sviluppi di uno di loro Ajazzi va di testa vicino al gol ma Bravini devia bene un calcio d'angolo. Poi al 31esimo è Procacci ad insidiare la porta spoletina e a guadagnare ai suoi l'ennesimo calcio d'angolo. L'occasione giusta per il rossoblù sembra capitare al 40esimo quando Ajazzi fugge via sulla fascia destra, scodellando al centro dell'area umbra. Galli prodigiosamente toglie le castagne dal fuoco alla Voluntas. Lo Spoleto, che frattanto ha cambiato Candelori con Cirillo e Cesari con Giata, capitola però al 42esimo, complice un'azione concertata da Tranchitella e Rubechini. La conclusione vincente porta la firma di quest'ultimo, che realizza quindi la sua personale doppietta giornaliera. Gavurrano 2, Voluntas Spoleto 0 e risultato che va in archivio di lì a poco